iniziamo subito con l'oroscopo musicale dell'amica Silvia Pagni. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Oggi è il compleanno di un cantautore francese. Pensate, ha venduto oltre 300 milioni di dischi. Nel 1924 a Parigi nasceva Charles Aznavour. Nasce da genitori armeni e fin da giovane viene inserito dai genitori nel mondo teatrale parigino, iniziando l'attività artistica all'età di 9 anni con il nome d'arte di Aznavour. Ma il suo colpo di fortuna avviene nel 1946 quando viene scoperto da Edith Piaf, che lo porta in tournée in Francia, negli Stati Uniti d'America e in Canada. Nel 1950 raggiunge la sua grande notorietà. Nel 1956 diventa una vera leggenda e un grande artista, merito della sua canzone Sur ma vie, che arriva in prima posizione per 4 settimane. Nel 1970 si trasferisce in Svizzera e inizia a frequentare il nostro bel paese, l'Italia, collaborando con Giorgio Calabrese, Sergio Bradotti e Lorenzo Raggi, e presentando i suoi cavalli di battaglia. L'LP Caro Aznavour nel 1971 viene presentato nel programma televisivo Rai Senza Rete. Aznavour in questo LP duetta anche con la grande Iva Zanicchi. Partecipa anche al Festival Bar del 1972 con il brano Quel che non si fa più, canzone poi divenuta colonna sonora di uno spot della Mulino Bianco. Partecipa anche al Festival di Sanremo nel 1981, ma come ospite, con il brano Poi passa. Ritorna ancora nel 1989 al grande pubblico del Festival di Sanremo con il brano Momenti sì e momenti no. Il fatto che Aznavour cantasse in diverse lingue, francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco e russo, gli ha consentito di esibirsi in tutto il mondo, divenendo ovunque molto famoso. Ha cantato alla Carnegie Hall e in tutti i maggiori teatri, duettando con star internazionali come Liza Minnelli, Sumiva Moreno, Céline Dion e in Italia con Mia Martini, Milva, Laura Pausini e Iva Zanicchi. Charles Aznavour nella sua lunghissima carriera ha scritto oltre 1000 brani e la maggior parte delle canzoni parlano dell'amore. Molti interpreti della canzone italiana hanno cantato e inciso le sue canzoni, come Gino Paoli, Domenico Modugno, Ornella Vanoni, Gigliola Cinguetti, Mia Martini, Enrico Ruggeri, Renato Zero, Massimo Ranieri, Francesco Battiato e Gilda Giuliani, confermandolo uno dei cantautori francesi più apprezzati. È stato anche un attore e ha partecipato a 60 film. E adesso alcune curiosità. Charles Aznavour è stato sposato ben 3 volte e ha 6 figli. È sempre stato in contatto con le sue radici armene, tanto da essere stato nominato ambasciatore armeno in Svizzera. La sua dichiarazione sulla Svizzera. La Svizzera è un'oasi di pace. Tutto è più calmo, più pudico. Anche i semafori rossi diventano più lentamente verdi e viceversa. Alcune sue dichiarazioni. Incontro regolarmente il mio pubblico al di fuori dal palcoscenico. Faccio la spesa da solo, non ho guardie del corpo. Conduco una vita normale, in un'atmosfera amichevole. Ancora una dichiarazione. Non ho mai avuto problemi con le donne, ma non ero un seduttore. Il mio mestiere mi prendeva molto di più. Continuo con le dichiarazioni. Quando si è figlio di immigrati, si è obbligati ad avere i piedi per terra.
Vediamo le difficoltà vissute dai nostri genitori per educarci correttamente, in modo molto sano, per lasciare fluire il male e mostrare che il buono esiste. Un'altra dichiarazione: bisogna stare dritti. Quando ci si comincia a curvare, si è diventati vecchi. Una sua ultima dichiarazione: non ho voglia di morire ed essere il più ricco del cimitero. Non ho nemmeno voglia di morire. Charles Aznavour muore in Francia all'età di 94 anni, nella sua vasca da bagno. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto in tantissimi domani. Un grande ciao e un abbraccio da me, Silvia Pagni. Ciao a tutti e buon di pomeriggio.